Buon pomeriggio a tutti, il mio nome è Matteo Bilotta, sono uno sviluppatore software presso Linkit Europe da poco più di 3 anni e nell'ultimo anno mi sono occupato principalmente di ricerca e sviluppo. Qualcuno di voi già mi conosce, qualcun altro ha avuto la sfortuna di lavorare con me sullo stesso progetto, mi dispiace per voi, per tutti gli altri invece piacere di conoscervi e benvenuti. Nel corso del mio talk vi parlerò di Localization IT Delivery Note, ovvero un modulo per la gestione dei documenti di trasporto sviluppato per la comunità italiana di Odoo in collaborazione con dinamiche aziendali. Ho suddiviso questa presentazione in 3 punti. Inizierò con un cenno di storia del modulo, la sua origine e le ragioni che ne hanno portato allo sviluppo, nonostante la comunità italiana offra già un modulo per la gestione dei DDT. Continuerò poi mostrandovi quello che è fisicamente il modulo, descrivendovi le funzioni e presentandovi una breve demo. Concluderò infine fornendovi qualche informazione utile, qualora voleste contribuire, e una roadmap che ci si aspetta per questo modulo. Quindi, non indugiamo oltre e partiamo. Localization IT Delivery Note, che da qui in poi chiamerò semplicemente Delivery Note per comodità, è la diretta evoluzione di EasyDDT, ovvero un modulo sviluppato da Marco Calcagni e Gianmarco Conte come alternativa al modulo OCA Localization IT DDT. Come suggerisce il nome, nasce per rendere più facile, veloce e snella la creazione e la gestione dei documenti di trasporto. È un modulo senza troppi fronzoli che in alcune delle sue declinazioni permetteva addirittura l'emissione dei DDT senza stare a scomodare picking o funzioni di magazzino. Internamente, in azienda e per i nostri clienti, abbiamo sempre utilizzato il modulo messo a disposizione dalla comunità italiana. Ha sempre funzionato e ha sempre fatto il suo sporco lavoro. Solo recentemente sono emerse però alcune necessità un po' particolari che ne hanno messo in evidenza i limiti. Proprio per questo motivo, ragionandoci con Marco su queste limitazioni, siamo giunti alla conclusione che partire dal modulo da lui già sviluppato per migliorarlo ed estenderne le funzionalità avrebbe potuto essere un buon progetto su cui lavorare e molto probabilmente la soluzione ai nostri problemi. Nasce così Localization IT Delivery Note. Sì, ma quali sono le differenze con l'attuale modulo dei DDT? Per rispondere a questa domanda però dobbiamo fare un passo indietro di qualche anno. Localization IT DDT nasce per Odoo 8 e in quella versione il flusso di fatturazione è leggermente diverso rispetto a come funziona adesso. La fatturazione partiva sì dall'ordine di vendita, ma una volta confermato e generate le picking erano quest'ultime a fare fede in fattura. Infatti era possibile aggiungere eventuali righe e prodotti direttamente dentro le picking senza che ce ne fosse traccia all'interno dell'ordine di vendita e tali prodotti venivano fatturati senza alcun tipo di problema. Al momento, invece, è l'ordine di vendita a far fede. È vero, vengono comunque generate le picking, ma anche qualora andassimo ad aggiungere eventuali righe o prodotti in queste ultime, non andrebbero a influire sulla fattura finale generata. Infatti, tutte le righe di fattura vengono prese direttamente dagli ordini di vendita interessati. Questo comportamento nativo di Odoo, che nel corso del tempo è cambiato, rappresenta la differenza principale tra questi due moduli. Localization IT DDT, pur essendo stato migrato alle nuove versioni, porta al suo interno quella che ha ancora questa vecchia logica. Delivery Note, invece, nasce in ottica nuova. La particolarità principale di questo nuovo modulo, infatti, è che delega completamente la gestione della fatturazione al flusso nativo di Odoo, non interessandosene minimamente. Detto ciò, scendiamo un po' più nel dettaglio di quelle che sono le effettive funzionalità di questo modulo. Per farlo ci mettiamo al computer. Eccoci qui. Siamo in un'istanza Odoo 12 con un database di demo. Come potete vedere, ho già installato il modulo Localization IT Delivery Note. Subito dopo l'installazione di questo modulo, ci ritroviamo con altre app installate, tra cui vendite, magazzino e fatturazione. Infatti, queste 3 applicazioni fanno parte delle dipendenze base di Delivery Note. Navighiamo ora in magazzino.
Dalle configurazioni entriamo nelle impostazioni. Qui abbiamo accesso a quelle che sono le configurazioni per il nostro modulo dei DDT. Come potete notare, entrambe le configurazioni per il nostro modulo DDT sono disabilitate. Questo fa sì che il suo funzionamento venga definito base. Vediamo perché. Navighiamo ora in vendite e simuliamo quello che è il normale flusso di fatturazione. Creiamo un preventivo. Selezioniamo un partner e aggiungiamo alcune righe di prodotto. Cambiamo le quantità, confermiamo. Perfetto! A questo punto, come possiamo vedere, è appena stata generata una picking. All'interno della nostra picking ci sono ovviamente le nostre righe con i nostri prodotti, le nostre quantità. Proviamo ora a confermare questa picking. Abbiamo appena validato la picking, è in stato completato. Le picking, per essere associate a un DDT, è necessario che siano completate. In caso contrario non avrebbe senso. Quindi una picking completata ovviamente non può essere modificata in alcun modo. Si è appena aperta questa nuova scheda DDT. Come possiamo notare, il DDT è già stato creato. Infatti, nella modalità di funzionamento base, una picking è associabile ad un solo DDT. Il DDT, per il momento, è denominato Azure Interior, con la data odierna, e si trova in stato bozza. Inoltre, è possibile notare che sono presenti tutta una serie di campi che sono tipici di un documento di trasporto. Alcuni campi possono essere valorizzati liberamente, mentre alcuni campi fanno riferimento a campi ormai fissi della picking in oggetto. In questo caso abbiamo la tipologia che deve per forza essere in uscita, così come l'indirizzo di spedizione che non può essere diverso dal partner o dagli indirizzi aggiuntivi di questo partner. I campi come aspetto dei beni, causale di trasporto, condizioni di trasporto e metodo di trasporto invece possono essere sì compilati da qui, ma vengono anche ereditati dall'ordine di vendita e dall'anagrafica del cliente. Se configurati correttamente nel cliente, vengono riportati a cascata nell'ordine di vendita, lasciati pur sempre modificabili, non si sa mai, e di conseguenza a cascata vengono riportati qui nel DDT. Settiamo la data di trasporto alla data odierna, validiamo il documento. Come possiamo notare, è appena stato staccato un nuovo numero dalla sequence che rappresenta la nostra numerazione dei DDT. La denominazione del DDT è cambiata ed è diventata DDT 0001. Quindi adesso, volendo, possiamo creare la fattura direttamente da qui. Come accennato prima, il flusso di fatturazione del DDT rientra in quello che è lo standard di UDU. Quindi, premendo questo pulsante, non verrà fatto altro che scatenare la fatturazione dell'ordine di vendita che ha generato la picking e di conseguenza il DDT. Il DDT è stato fatturato, possiamo segnarlo come completato. Ciò bloccherà lo stato in eterno del DDT e non sarà più possibile modificarlo. Qui qualcuno di voi potrebbe storcere il naso. Effettivamente nel nostro esempio abbiamo avuto un solo ordine di vendita, una sola picking e un solo DDT. Cosa potrebbe accadere se da un ordine di vendita per qualche motivo le picking fossero due e quindi di conseguenza due DDT? Navighiamo in vendite, creiamo un nuovo preventivo, selezioniamo un cliente, nuovo prodotto, le quantità vanno bene così, proseguiamo adesso con la conferma dell'ordine. È stata creata una sola picking, entriamo all'interno della picking e completiamo una sola di queste righe. Validiamo la picking, voglio creare un backorder. Quindi adesso, per il mio ordine di vendita, sono presenti due picking. Eccole qui. La prima è in stato completato e ha già un DDT in bozza associato. La seconda è un backorder della prima ed è in stato pronto. Entriamo all'interno della prima picking. Validiamo il DDT. Verrà creato il documento. In questo caso, DDT 002. Creiamo la fattura.
La fattura è stata creata, torniamo nell'ordine di vendita. Come possiamo vedere, abbiamo una fattura collegata. Entriamo all'interno della fattura, abbiamo la nostra scrivania personalizzabile, che è l'unico prodotto che abbiamo confermato, abbiamo le normali spese di consegna e abbiamo una riga, in questo caso descrittiva, che riporta le informazioni del DDT associato. Torniamo alle nostre picking. Entriamo nel backorder della prima, validiamo questa picking. È stato creato anche in questo caso un documento di trasporto in bozza. Validiamo, il documento è il DDT 003. Questa volta non fatturiamo da qua. Torniamo all'ordine di vendita e creiamo la fattura da qui. Tutte le righe fatturabili, crea e mostra fattura. Questa è la fattura che abbiamo creato, presenta il nostro armadietto grande, le spese di consegna e la riga descrittiva di associazione con il DDT, anche se in questo caso non abbiamo fatturato direttamente dal DDT. Questo è tutto del funzionamento base di questo modulo. Proviamo a cambiare e configurare il modulo nella sua funzionalità avanzata. Flegghiamo quindi entrambe le spunte, in questo caso nelle nostre impostazioni, e salviamo. Torniamo nelle vendite. Questa volta andremo a creare due ordini di vendita associati allo stesso partner. E aggiungo delle righe prodotto. Quantità 2 per entrambi. Confermiamo l'ordine, creiamo il secondo ordine di vendita. Selezioniamo anche in questo caso un paio di prodotti. Anche in questo caso cambiamo le quantità. Confermiamo. Ora andiamo nelle nostre picking. In questo caso confermiamo solo metà picking, inserendo la metà delle quantità di ogni prodotto, in questo caso 1 e 1. Validiamo. Creo backorder. Torniamo al preventivo precedente. Rientriamo nella nostra picking. In questo caso invece confermiamo interamente solo uno dei due. Validiamo la picking. Creo backorder. Ora, come si può vedere anche dalla colorazione delle righe, questa riga è pronta per essere fatturata, questa riga non ancora. Ma noi andiamo prima a vedere le nostre picking. Come possiamo vedere, per i nostri ordini di vendita, l'SO 024 e l'SO 025, esistono 4 picking, di cui 2 confermate e 2 in attesa. A noi interessano quelle confermate. Mettiamo caso che queste due picking debbano essere consegnate nello stesso trasporto, quindi un solo documento. Selezioniamo entrambe le picking. Azione, crea un nuovo DDT. Questa è la finestra che ci verrà presentata. Un rapido riepilogo di mittente destinatario, tipologia e le picking che in questo caso abbiamo selezionato. Confermiamo. Qui abbiamo creato un nuovo documento di trasporto. Come possiamo vedere, risulta già associato a entrambi i nostri ordini di vendita. Infatti, premendo qui, possiamo andarli a visionare. In questo caso non ci interessa indugiare oltre e validiamo questo DDT. DDT 005. Creiamo a questo punto la fattura direttamente da qui. Andiamo a vedere la nostra fattura. Questa è la nostra fattura. Come possiamo vedere, da qui risulta associata al nostro DDT. Sotto la tab Altre informazioni è presente il campo Documento d'origine, che in questo caso indica SO 024, SO 025, ma quello che ci interessa a noi sono le righe di fattura. In questo caso abbiamo 3 prodotti, di cui uno con quantità 2, mentre gli altri due con quantità 1.
riferimento ovviamente al nostro DDT, e le spese di consegna. Torniamo quindi ora nei nostri ordini di vendita. Qui possiamo notare come una riga risulti fatturata, mentre l'altra è ancora in attesa di consegna. In questo caso invece possiamo notare come la quantità effettivamente fatturata sia stata 1 e 1, nonostante le quantità ordinate per tali righe fossero 2. Creiamo adesso un ulteriore ordine di vendita, sempre per lo stesso partner. E anche in questo caso aggiungiamo due prodotti. Non cambiamo le quantità e confermiamo. Andiamo nella nostra picking. Cambiamo le quantità e confermiamo una sola riga. Validiamo e creiamo il backorder per l'altra. Torniamo alle nostre picking. Abbiamo a questo punto tre picking in attesa, tre completate, di cui due già fatturate tramite il DDT. Ignoriamo per il momento queste due. Apriamo la picking confermata. Questa volta creiamo il DDT direttamente da qui. L'interfaccia mi permette di crearne uno nuovo o di selezionarne un esistente. In questo caso, anche qualora volessimo provare a selezionare un DDT, non ne avremmo nessuno perché non ci sono DDT in bozza per questo cliente. Quindi ne creiamo uno nuovo. Abbiamo creato il nostro DDT. Ora, torniamo alle nostre picking. Confermiamo quindi le due picking in attesa dell'SO 024 e dell'SO 025. E questa volta da questa interfaccia selezioniamole, quindi la prima e la seconda. In questo caso, azione, seleziono un DDT esistente. Mi verrà proposto l'unico DDT che al momento è in bozza ed è disponibile. Lo seleziono e confermo. Questo è il DDT che abbiamo creato con tre ordini di vendita associati. Torniamo all'interno delle vendite e prendiamo l'SO 025. Non so quale possa essere il caso, ma mettiamo il caso in cui voglio creare una fattura questa volta da qui. Ci viene quindi mostrato un avviso che ci indica che il DDT associato a questo ordine è ancora in stato bozza. Se noi continuassimo con la fatturazione di questo ordine, la fattura generata non sarà associata al DDT. Annulliamo l'operazione. Torniamo nelle nostre consegne e nel nostro DDT in bozza. Validiamo il DDT. Ma torniamo nell'ordine di vendita. Creiamo una fattura. Crea e mostra fattura. In questo caso la fattura creata è la fattura che presenta solo ed esclusivamente le righe fatturabili dell'ordine da cui siamo partiti, nonostante ci fosse di mezzo un DDT. La fattura risulta associata al DDT e sono presenti le nostre due quantità, 1 e 1, dei prodotti che erano finiti in backorder. Andiamo a vedere il DDT. Il DDT a questo punto presenta due righe fatturate e due no. Quindi, qualora volessimo continuare e creare la fattura direttamente da qui, questo è il risultato che otterremmo: una nuova fattura con solamente le righe dell'SO 024 e dell'SO 026, senza le righe ovviamente già fatturate dell'SO 025. Andiamo a vedere la fattura. Questa è la fattura. In tutto ciò è rimasto fuori un prodotto dell'SO 026. Questo divano a tre posti non è ancora stato fatturato. Volendo, si potrebbe tranquillamente confermare la picking. E per qualche strano motivo, magari non creare il DDT per questa picking in particolare, ma semplicemente fatturare direttamente dall'ordine. Questa è la fattura risultante. Si conclude qui quindi la mia piccola demo. Questo è il funzionamento del modulo Delivery Note.
Eccoci quindi giunti alla terza ed ultima parte di questo talk. Come dicevo, il futuro e l'evoluzione di questo modulo. Il primo punto in agenda, come facile aspettarsi in questo periodo, sarà il porting del modulo alla versione di Udoo 14. Questa sarà sicuramente la prima sfida con cui dovrà confrontarsi il team di sviluppo. Il secondo punto sono le issue aperte su GitHub. Alcune descrivono dei comportamenti un po' particolari e dei side cases che andrebbero analizzati a più teste e successivamente gestiti. Altre invece sono richieste di funzionalità non troppo semplici e banali. Per citarne una su tutte, la possibilità di aggiungere all'interno di un DDT già creato nuove righe prodotto. Il terzo e ultimo punto che abbiamo all'interno della nostra roadmap è la creazione di un modulo ponte tra Delivery Note e Localization IT Fattura PA Out, ovvero, detto in soldoni, quel modulo incaricato di generare e spedire le fatture elettroniche allo SD. Perché questo? Non perché Delivery Note non sia compliant a quelle che sono le norme vigenti. In realtà il modulo gestisce tranquillamente l'aggiunta dei dettagli di DDT in fattura. Tali dettagli però vengono aggiunte come righe descrittive. Il tracciato però prevede dei campi opzionali dedicati a questo tipo di informazioni. Il comportamento ideale sarebbe inserire queste informazioni direttamente all'interno di tali campi. Come contribuire? Ora, questo è un tasto un po' dolente. Al momento il repository ufficiale che stiamo utilizzando per questo progetto non è quello della comunità italiana di Udoo, ma è quello di dinamiche aziendali su cui il modulo è nato inizialmente. Quello che vogliamo fare con Marco è provare a fare un esperimento. Vorremmo continuare ad utilizzare come repository ufficiale quello su cui già si trova il modulo, continuare a sviluppare lì e solo saltuariamente eseguire dei mirror con le relative PR sulla comunità italiana. Vista la natura giovane del modulo, ci aspettiamo di svilupparci spesso e con regolarità. Il processo di approvazione di una PR sul repository OCA, per quanto giusto, in questa fase sarebbe mortale per noi. La nostra idea, almeno per il momento, è quella di benedire solo alcune di queste versioni come rilasciabili su OCA, ovviamente le più stabili e le più testate. Dalla fase di approvazione della PR, poi, saremo in grado di ottenere un ulteriore feedback che andrà a migliorare il modulo stesso sul repository di base. Per cui, tornando alla domanda iniziale, come posso contribuire? La nostra idea è che chiunque ne sia interessato possa contribuire liberamente a questo repository, aprendo eventuali PR o semplicemente aprendo issue con segnalazioni e richieste. Ci tengo a sottolineare che almeno per il momento il metodo numero uno con cui potete contribuire a questo progetto è provandolo. Provatelo. Provatelo con dati fittizi, provatelo con dati reali, provatelo come vi pare. Abbiamo bisogno di feedback. Ci servono feedback per capire se quello che abbiamo fatto è roba buona oppure se siamo sulla strada sbagliata. Invito ognuno di voi a provarlo. Infine, poi la finisco qui, lo giuro. Voglio ringraziare tutti i contributors che hanno investito il loro tempo in questo progetto, senza i quali non sarebbe stato possibile, quindi grazie mille a tutti. A tutti voi che mi state seguendo, grazie mille per l'attenzione e spero di non avervi annoiato. Bene, ma che annoiato. Guarda, io devo farti i miei personali complimenti, perché secondo me tu da oggi in poi sei uno youtuber professionista, non devi fare, anzi, io adesso chiamerò Alberto Angelo, Robby Serò, che ha un concorrente. Allora, Matteo, benvenuto a questa giornata, tu sei, diciamo, il talk conclusivo, il tuo. Vedo che insomma in chat tutti ti hanno fatto i complimenti, insomma. Grazie a tutti. Ai complimenti. Ti definisci artigiano del software, sei anche un musicista, insomma, lo stile che hai lo fa anche capire questo. Però c'è una frase che mi ha colpito nella tua email. In te arde il fuoco sacro della programmazione. Io qui chiuderei il rito perché... Attenzione, non è un appellativo che mi sono dato da solo.
mi è stato dato, quindi non ho colpe. Allora, intanto rilevo il fatto che nella presentazione quello che è stato mostrato, a mio avviso, è un lavoro che fa il giro completo di tutta la necessità che c'è dietro al mondo del DPT, no? Che è uno dei vari amati e odiati dai clienti di Odoo in Italia, per cui insomma a un certo punto la community decide di correre ai ripari e tu insieme a Marco Calcagni avete iniziato questo lavoro. Io ho visto all'inizio, in una delle prime sessioni del venerdì mattina, quando si iniziava a definire questa necessità, e rispetto ad allora ad oggi c'è veramente un lavoro importante che è stato fatto in questi mesi. Domanda che mi ero posto anch'io, però l'ho vista anche qui ribaltata in chat: se è stato previsto una sorta di scritto di funzionalità che in qualche modo migra i dati dall'installazione esistente di DDT a Delivery Note, perché questa diventa una situazione fondamentale nel momento in cui un'istanza vuole essere migrata a questo modulo. Corretto, sì, è già presente uno script di questo tipo, non può essere al momento lanciato da interfaccia, bisogna lanciarlo come comando all'avvio di Odoo. Al momento funziona, è necessario testarlo ancora un po', perché io personalmente non mi sentirei tranquillo a dire production ready, assolutamente no. Ci serve feedback anche per per queste cose, quindi questo. No, diciamo che a questo punto, a tal proposito, insomma, il contributo della community diventa fondamentale, cioè prendere il database che tutti noi abbiamo e testarne il funzionamento dello script. Questo torna sicuramente utile al completamento anche di questa necessità. Per cui, insomma, l'invito lo rivolgo anche personalmente a tutti i membri della community e a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento. Insomma, se ne avete la possibilità, testate il modulo e lo script di migrazione dati. Andiamo avanti. Un'altra domanda, però credo che tu abbia già risposto durante la dimostrazione: è possibile aggiungere un gig di in bozza? Mi sembra, assolutamente sì. Assolutamente. Mi pare di aver capito che il modulo è disponibile anche per la versione 12. Ci sono produzioni, ok, questo l'abbiamo già detto. Quindi il modulo adesso è sulla versione 12 e sulla versione 10? Solo sulla versione 12. Solo sulla versione 12, perfetto. Ok, credo che non ci sono altre... Ok, la migrazione anche delle righe non da picking, domanda. Allora, aspetta, no, rifammi la domanda. Allora, Andrea Piovesano ci chiede in merito allo script di migrazione. Ok, questo è un problema. Questo è un problema che lui aveva già segnalato. Non abbiamo avuto modo per il momento di risolverlo. Lo script di migrazione si appoggia su quelle che sono le picking associate ai vecchi DDT. I vecchi DDT avevano anche il concetto lasciavano la possibilità di poter aggiungere delle righe prodotto senza associarle alle picking, ok? Queste righe Andrea ci ha segnalato che non vengono copiate, quindi è una di quelle segnalazioni ancora aperta. Sì, ho capito. Va bene, quindi insomma, alla fine, in conclusione, l'invito è a tutti di dare il proprio contributo. Credo che a questo punto lo sviluppo sia arrivato, ad un 85-90% di maturità. Insomma, manca quel qualcosa in più che può dare la community insieme, così come facciamo sempre, costantemente, per cui insomma confido che a breve potremo avere questo modulo utilizzabile tranquillamente per la tranquillità di Matteo,
dai clienti, però. Sì. Va bene, ok. C'è l'ultima domanda, vai. È possibile creare un DDT senza picking? Cioè, se si può utilizzare e gestire senza gestire il magazzino? Allora, al momento no. Questa era una dei, questo è uno dei requisiti iniziali con cui abbiamo pensato questo modulo. Al momento non è possibile. Bisognerebbe aggiungere, introdurre, sviluppare delle cose per far sì che possa funzionare. Al momento. Beh, ma poi io credo che sia necessario avere il magazzino per la gestione del DDT, no? Buona sostanza, dovrebbe andare a ripasso. Diciamo che così come ho detto nel mio video. Questo è il punto. Certo. Anche se un esempio potrebbe essere io devo mandare un computer in riparazione, quel computer non ce l'ho in magazzino, ma devo comunque generare un DDT per mandarlo in riparazione, appunto. Quindi questo potrebbe essere un caso in cui non mi serve il magazzino, ma ho necessità di generare un DDT. Questo era tra l'altro il caso che veniva già gestito nel precedente modulo EasyDDT. In questo non è ancora possibile, ma la strada è quella. Va bene. Diciamo che il cantiere ce l'abbiamo, dobbiamo solo chiuderlo a questo punto. Vabbè, allora io ti ringrazio nuovamente. Ti ringrazio a tutti voi per questo tuo intervento. Quindi siamo arrivati alla fine della prima giornata.